Sufficientemente acclarata le condizioni di preparazione del processo di liberalizzazione del mercato, tanto più in considerazione della norma di chiusura finale che prevede appunto la predisposizione di uno specifico rapporto da parte dell'autorità per l'energia elettrica e del gas, rapporto che verrà trasmesso al Ministero rispetto al quale verrà acquisito il parere delle commissioni parlamentari. Questo rapporto darà conto dello stato di raggiungimento dei parametri obiettivi identificati e qualora anche soltanto uno di questi parametri obiettivi non risultasse in linea con le previsioni, il processo di transizione al libero mercato slitterebbe automaticamente di un semestre. Grazie Presidente. Grazie a lei. Se non vi sono altri iscritti a parlare, pongo in votazione l'emendamento 19.7.1 Ricciatti con il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e quello favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. È il primo voto, colleghi, quindi abbiamo un po' di pazienza. Sanga. Ci siamo? Vacca. Nardi. Colleghi, vi pregherei di accelerare perché sto per chiudere la votazione. Magorno. Carfagna. Gelmini. Bene, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 365, maggioranza 183, favorevoli 127, contrari 238, la Camera respinge. A questo punto votiamo l'articolo 19 septies, votiamo l'articolo, la votazione è aperta. Garavini. Bene, abbiamo votato tutti? No. Frusone. Toninelli. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 370, votanti 368, astenuti 2, maggioranza 185, favorevoli 313, contrari 55, la Camera approva. L'articolo 19 octies non ha emendamenti se non aggiuntivi, li vediamo dopo, quindi se non ci sono dichiarazioni di voto...